Un grande lavoro fatto da Patrizia Caimmi insieme alla dottoressa Sara Iannone per la prima edizione del premio Anita Ekberg. Patrizia, ma da dove siete partite per arrivare a questo premio? Allora, noi siamo partite sul fatto che crediamo vivamente che l'Italia non è solo, come da molti viene descritta, mafia camorra, ma un grande made in Italy, un grande riempitivo di cultura italiana che è, ed è stato il nostro cinema italiano, per cui un rilancio non solo al botteghino, ma di avvicinare al mondo comune di tutti i giorni anche gli attori che visivamente noi siamo prospettati a vederli soltanto nei film o in televisione. Bravissima Patrizia, quindi non solo i big, ma anche un'attenzione alle nuove leve, credo di capire. Esatto, quindi anche le nuove leve, infatti stasera abbiamo anche ad esempio Galatea Ranzi e quindi non solo la musa di Fellini che è Sandra Milo, Orlando Buzzanca che è stato uno stereotipo del nostro cinema italiano ma anche del teatro italiano, perché molti dei nostri attori hanno l'abilità e la capacità aleatoria di potersi esprimere dal cinema al teatro e di offrirci della sana e buona cultura al di là di un cinepanettone, perché nella vita bisogna anche saper sorridere. Al di là di questo però fondamentalmente Patrizia Caimmi è un'esperta nella comunicazione, soprattutto per quanto riguarda medici, dottori, salute. Ecco, che cosa ti ha portata su questo percorso che è l'eccellenza naturalmente della recitazione, ma ecco, a che punto è lo stato dell'arte del settore medico in Italia? Tu che insomma sai comunicarlo molto bene. Il problema è solo uno, l'intelligenza c'è e ci sono delle intelligenze profonde che sono il vanto non solo in Italia ma nel mondo. Il problema della nostra sanità sono gli sprechi. E quindi meno spreco e più un sostenere i nostri professori che vengono anche richiamati, come stasera Sara Iannone ha avuto l'onore di ospitare il professor Massetti Massimo, rientrato di recente e richiamato dal governo italiano e dalla ricerca scientifica per il cuore artificiale, e il professor Alfredo Pontecorvi, rientrato dall'America per la lotta ai tumori alla tiroide, e quindi nelle diversificazioni delle varie qualità di riuscire a fare della nostra branca italiana della medicina sempre un nostro fiore all'occhiello.